Sì, credo sia il caso finalmente di rispondere a questa domanda. Ma prima di iniziare con la nostra storia, ragazzi, vi ricordo solamente due cose. La prima è di iscrivervi al canale e di attivare assolutamente la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. E poi di inserire all'interno dell'item shop di Fortnite, ragazzi, il mio codice creatore Fortu, perché tanto ve lo levano di continuo, dovete sempre rimetterlo. E se lo farete, ragazzi, una piccola percentuale dei vostri acquisti arriverà a me. E per questo vi ringrazio. Ora andiamo col video. Iniziamo con la nostra storia, perché credo che ci sarà un po' da raccontare. Nel dubbio sono... cioè, mi sono buttato a Lazy Lake. Anche se in realtà io non gioco a Fortnite da buon 10 giorni e l'ultima volta che l'ho fatto è stato con un PC, ma vabbè, vabbè, ce lo faremo andare bene. Io attualmente sto giocando sempre con PS5, motivo per il quale sto facendo questo video, perché siamo bloccati a 60 fps. Quindi voglio spiegarvi finalmente questa cosa, perché altrimenti troppa gente continuerà a chiedermela all'infinito nei commenti. Houston, abbiamo un problema. Questo tizio ha un fucile a pompa e io avevo un fucile da fanteria. Si è riuscito comunque a far eliminare. GG, bro, GG. Allora, boys, ve lo inizio insomma un po' a spiegare, anche se non era il caso, dato che in realtà siamo messi un po' malaccio a livello di cure, vita e armi, a dirla tutta, però ok. Allora, io personalmente, i più OG del canale lo sapranno, ma ho sempre giocato da console. Sono passato da PS4 a PS5, ma ho sempre giocato da console. Su PS4, come ben saprete, credo, la maggior parte di voi, ho sempre giocato solo a 60 fps, i nostri amatissimi 60 fps, che vedete anche ora. Perché su PS4 era l'impostazione massima. E diciamo, giocare con la PS4 a 60 fps già era un miracolo, perché si surriscaldava tipo centrale nucleare e dovevi raffreddarla col ghiaccio per non farla esplodere. Quindi ci sta 60 fps, li apprezziamo e ci piacciono. Nel periodo di uscita della PS5 io mi sono messo a camperare su diversi siti di rivenditori italiani, proprio per cercare di coppare la PS5. Infatti ci sarò stato un buon mese sopra, finché poi finalmente non sono riuscito a portarmela a casa. Ragazzi, ho passato intere giornate vicino al PC solo per provare a copparla, ma insomma, alla fine abbiamo portato il vaso in salvo, come si suol dire. Sta di fatto che appena arrivata la PS5 ho fatto anche un video su YouTube giocando a Fortnite, perché sapevo che avrebbe comunque riscosso un certo successo giocare a Fortnite con la PS5 quando ancora non tutti ce l'avevano. Faccio questo video e in realtà, ragazzi, scopro a malincuore che Fortnite ai tempi per PS5 non era stato ancora ottimizzato. Cioè, il controller PS5, che veniva utilizzato ai tempi per giocare ovviamente, non era stato ottimizzato, e di conseguenza quello che accadeva, ragazzi, era una cosa piuttosto cringe, per la quale i comandi erano piuttosto bloccati. Sembrava che il tizio che controllavi avesse, non so, qualche problemino di movimento. Vabbè, questo sì, vabbè, che noia, questo lo faccio entrare, questo è uno di quei tryhard, mi faccio eliminare, guarda, mi fermo e mi faccio eliminare. Bravo, bravo, complimenti, bravo, 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 bravo. Continua a giocare a Fortnite in arena. Hai sbagliato modalità, bro. Per PS5 Fortnite non era assolutamente ottimizzato. Infatti il personaggio si muoveva male, il controller funzionava male. Realmente una tragedia. Infatti mi pare che non riuscì neanche a vincere tipo le mie primissime partite su PS5, proprio per questo motivo. La grafica era tipo folle, però cioè i comandi erano inutilizzabili. Decisi poi di aspettare un po' che venisse ottimizzato per PS5 e continuai a giocare con la mia PS4 ai famosi 60 fps. Quando finalmente il gioco iniziò a essere ottimizzato per PS5, cominciarono i primi rumor, diciamo le prime notizie, fuga di notizie riguardo il fatto che Fortnite potesse effettivamente essere a 60 fps. Io, a dirla tutta, ragazzi, non diedi molto credito a questa cosa, perché lo vedevo social poco affidabili. E sarò sincero, all'inizio pensavo che quelli che vedevo in, perdonatemi, i video in cui la gente faceva vedere che metteva Fortnite a 120 fps, cioè mi sembravano dei video editati, non sembravano reali, nonostante comunque l'impostazione del menu fosse fatta veramente veramente bene. E continuai a giocare ai miei 60 fps molto easy, finché ragazzi non mi accorsi che la notizia poteva essere vera, perché un mio amico, che è un tizio affidabile che si informa quando dice una cosa, mi chiese: oh, ma tu che hai PS5, hai provato a giocare Fortnite a 120 fps? Com'è? Io rimasi: ok, è tempo di informarsi su come si fa sta cosa. Perché se la diceva sto mio amico, era molto probabile fosse vera. Mi iniziai un po' ad informare ed effettivamente sì, l'impostazione dei 120 fps era vera, e c'erano però diversi requisiti per farla. Ora vi spiego tutto. Come potete vedere, ragazzi, ora noi stiamo giocando a 60 fps. Se vado nelle impostazioni, qui ci dovrebbe essere l'impostazione per mettere Fortnite a 120 fps, sotto i show FPS. Ma io non ce l'ho, ragazzi. Vi spiego subito perché. In realtà non è stato semplice capirlo, è stato veramente, ragazzi, un travaglio. Però ora vi do tutte le notizie. Quando mi accorsi di sta cosa, la prima cosa che pensai è: il mio monitor non è a 120 fps. Però quando andai a vedere poi sulle impostazioni di acquisto, su tutte ste gabbate qua, notai che il mio monitor era anche sopra i 120 fps. Era 144 fps, girava a 144 Hz.
Quindi quello non poteva essere. Ma dato che da questo punto di vista non sono molto ferrato, non avevo la più pallida idea, ragazzi, di cosa potesse essere. Ero confusissimo. Potevano essere una miriade di motivi. Poteva essere gli HDMI che non andava bene. Palle, vabbè, ti puscio. Ne frega. Quindi vi dicevo, ne frega realmente niente, eliminami. Non mi interessa, però ti devo eliminare. Sì, sì, vai, bravo. Non mi interessa, 3 di vita. Bravo, bravo. Un applauso alla mamma di Borussia Make. Che brava, un applauso. Come stavo dicendo, i problemi potevano essere veramente di qualunque tipo. Ma la cosa più intelligente che mi viene in mente per cercare di chiudere un attimo il cerchio, insomma, delle cause di questa cosa, era quella di provare dalla PS5 di mio fratello a giocare a Fortnite e vedere se effettivamente lui riuscisse a fare i fatidici 120 fps. Ah, vabbè. Ok, ok, sono morto praticamente. Va bene, GG. Lo accetto, questo è forte, basta. Ma perché si è... Ok, ma all'improvviso mi si sono anche staccate le cuffie. Che situazione infame. Insomma, chiedo a Joseph di utilizzare la sua PS5 ed effettivamente noto che a lui i 120 fps apparivano nella schermata che vi ho fatto vedere delle impostazioni. E girava 120 fps il gioco, era piuttosto palese a lui. Insomma, ragazzi, non mi spiegavo che cavolo avesse la mia PS5 che non andasse. Ma quanti cavolo ce ne stanno? Vabbè, aspettate. La cosa più intelligente da fare è mettersi sopra. Uno, ok. Iniziai allora a capire quali fossero le differenze nel nostro setup. Pensai che potesse essere un problema collegato all'HDMI, perché ragazzi, io per registrare utilizzo una scheda di acquisizione. La scheda di acquisizione come funziona? In pratica tu sei costretto a utilizzare due HDMI, uno che va dalla PS5 alla scheda di acquisizione e uno che va dalla scheda di acquisizione al effettivamente monitor sul quale giochi. Quando utilizzi PS5, ragazzi, bisogna utilizzare un HDMI specifico, che è un HDMI 2.1. Uno, un cavo di questi ti esce direttamente nella confezione PS5, un altro lo dovevo comprare. Ma ragazzi, vi assicuro che almeno nelle mie zone comprare un cavo HDMI 2.1 è stata una veramente tragedia, era impossibile trovarlo. Mi arriva quest'altro cavo HDMI 2.1 e magari vedo se risolvo il problema così. E ovviamente, ragazzi, anche stavolta non era andata. A dirla tutta, ragazzi, ad una certa mi ero anche rassegnato all'idea di non poter giocare a 120 fps. Madonna, no, ho sbagliato. Facendo. Ok, ok, ok. Io sto per sfondare il controller. Lo dico, siamo tutti consapevoli. Il rischio c'è. Se perdo ora, continuo la storia senza giocare. No, non mi interessa. Smetto di giocare e continuo a parlare. Like, va bene. Che cavolo di arma era? Anche lui il fucile da fanteria, forse. Cavolo, ma non aveva scudi. Ah, fantastico. Cos'è? Cavolo è? Posso capire che cavolo è? Mi si è staccato l'audio dalle cuffie. Non so perché mi si è staccato l'audio dalle cuffie. Non sto sentendo l'audio di gioco. Ok, fantastico. Vabbè, ragazzi, comunque alla fine scopro che il problema principale è dovuto alla differenza delle nostre schede di acquisizioni. Infatti, mentre lui utilizzava una... Vabbè, non manco sentito che è arrivato. Mentre lui utilizzava una scheda di acquisizione a 4K a 120 fps, che quindi poteva registrare con quella qualità, la mia era bloccata a 1080 a 60 fps. Insomma, era dovuto alla mia scheda di acquisizione. Per giocare a 120 fps, ragazzi, quindi io dovrei fare l'upgrade della mia scheda di acquisizione. Ma è una cosa che non costa poco, ragazzi, specialmente quando la vuoi far girare a 4K a 120 fps. Di conseguenza sarà una cosa che farò, ma non nell'immediato futuro. Quindi sì, boys, belle partite oggi su Fortnite, però questo era il motivo per il quale non gioco a 120 fps. Come vi ho detto, in futuro valuterò la possibilità di comprare una nuova scheda di acquisizione e giocare effettivamente a 120 fps sulla mia carissima PS5. Noi boys ci lasciamo, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina.